Al momento la dinamica non è chiara, difficile stabilire cause e attribuire eventuali responsabilità. L'unica cosa certa sono tre croci sulla strada, tre vite spezzate in una domenica già funestata da un altro incidente a Orosei in cui ha perso la vita un bimbo di soli 3 mesi. Chiara, 17 anni, Christian, 19 e Antonio Luigi, 41, sposato e padre di una bimba, sono le tre vittime, tutte sassaresi, del pauroso frontale accaduto ieri intorno alle 19, poco dopo il bivio per Tottubella. Parrebbe che all'origine della tragedia ci sia un sorpasso, un rettilineo stretto e probabilmente la Mercedes bianca non è riuscita a rientrare nella giusta corsia di marcia. Quindi lo schianto con la 600, con a bordo Christian e Chiara che si accartoccia su se stessa, cristallizzando per sempre quell'amore ancora acerbo. Coinvolta nel terribile schianto anche una 500 con a bordo una famigliola cagliaritana, tra cui una bimba di 10 anni. Sono tutti ricoverati a Sassari, ma le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione. Sul posto del terribile schianto, i carabinieri della stazione di Alghero, la polizia, il 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dei due giovani dalle lamiere.